Un giorno dalla TG2000, edizione Flash, si è chiuso senza un accordo sulle nomine il vertice dei leader dell'Unione Europea a Bruxelles, ma si confermano i nomi sul tavolo per i vertici delle tre istituzioni, tra i quali il bis per la von der Leyen alla presidenza della Commissione, la decisione entro la fine del mese. Una cinquantina di migranti, tra cui 26 bambini, risultano dispersi a causa del ribaltamento nello Ionio, a circa 100 miglia dalla costa della Calabria, della barca a vela sulla quale viaggiavano. Il soccorso dell'imbarcazione giunto mercantile che ha trasferito i 12 migranti superstiti su un'unità della Guardia Costiera che poi è approdata a Roccella Ionica, avviate le ricerche dei dispersi. NATO, in arrivo un aumento delle spese, lo ha annunciato il segretario generale Stoltenberg durante un vertice alla Casa Bianca. 23 alleati spenderanno quest'anno il 2% più del PIL per la difesa, detto a Biden. In 4 anni il numero degli stati che hanno raggiunto l'obiettivo richiesto più volte dagli Stati Uniti è più che raddoppiato. Russia, Putin visita oggi la Corea del Nord, dove resterà fino a domani. Una tradizione di amicizia e cooperazione portata avanti decennio dopo decennio, ha detto annunciando il viaggio, assicurando che Mosca sosterrà incessantemente la Corea del Nord nella lotta per difendere il proprio diritto all'indipendenza e ringraziando il paese per aver sostenuto fermamente Mosca nella guerra in Ucraina. Medio Oriente, migliaia di israeliani hanno manifestato contro il governo del primo ministro Netanyahu per la sua conduzione della guerra a Gaza e per la mancata negoziazione del rilascio di decine di ostaggi ancora detenuti nel territorio palestinese. I manifestanti si sono recati a Gerusalemme davanti al Parlamento e alla residenza di Netanyahu chiedendo elezioni anticipate. Italia, la riforma del premierato torna oggi in aula al Senato. Il DDL Casellati per l'ultimo atto prima del passaggio alla Camera. Il disegno di legge costituzionale che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio verrà votato dai senatori nel pomeriggio. Alle 15.30 ci saranno le dichiarazioni di voto finali. Poi l'Assemblea si esprimerà. Il tutto con termine entro le 17.30. La sinistra scende in piazza. La strage della discoteca di Corinaldo, tutti i responsabili della sicurezza sono stati assolti dalle accuse più gravi, quelle di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, condanne solo per falso ma sospese per i benefici di legge. Nessun risarcimento dovuto ai familiari delle vittime, una sentenza vergognosa che ha ucciso di nuovo i nostri figli. Non riconosco più questo Stato, dice il padre di una delle giovani vittime. La procura aveva chiesto condanne per un complesso di 50 anni di reclusione. Un vasto incendio è divampato ieri sera nella settima vasca della discarica di Bellolampo a Palermo. La vasca è ancora in fase di costruzione. Sul posto i vigili del fuoco sembra che a prendere fuoco siano stati i teloni di copertura dell'impianto gestito dalla RAP, l'azienda che cura l'igiene ambientale del capoluogo siciliano. Incidente mortale ieri sera tra un'auto e un monopattino alla periferia di Roma. La vittima è una ragazza di 24 anni che era sul monopattino. Alla guida della macchina un 22enne che si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Una ragazzina di 11 anni è in gravissime condizioni in Sago, in provincia di Milano, dopo aver avuto un malore in un parco acquatico. È stata soccorsa quando ancora si trovava in acqua. Sul posto il resort Acquaneve è giunto l'elisoccorso del 118 che dopo le manovre di rianimazione l'ha trasportata in arresto cardiaco all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le attività di operazioni e le operazioni di contrasto alle mafie saranno illustrate oggi alle 10 a Roma durante la presentazione della relazione semestrale della DIA. Sarà l'occasione per fare anche il punto sull'evoluzione della criminalità organizzata e sulle strategie di prevenzione. E sarà presentato oggi a Roma anche il rapporto di Caritas Italiana sulla povertà in Italia. Il report statistico 2024 sarà presentato da Monsignor Carlo Redaelli, presidente di Caritas Italiana, mentre i contenuti dello studio verranno illustrati da Walter Nanni e Federica De Lauso. Le conclusioni della giornata sono affidate a Don Marco Pagnello, direttore della Caritas. Una scossa di terremoto è stata avvertita la scorsa notte dopo le 3.58 nella zona dei Campi Flegrei. La magnitudo è stata di 3.4 con una profondità di circa 3 km. Al momento non si segnalano danni. Un anno fa la tragedia del Titan, il battiscafo gestito dalla società privata americana Ocean Gate, con a bordo 5 persone, venne trasportato al largo dalla nave Polar Prince per una visita turistica al relitto del Titanic, ma durante la discesa nell'Oceano Atlantico avvenne l'implosione e la morte di equipaggio e passeggeri. E infine lo sport, i Boston Celtics entrano nella storia della pallacanestro mondiale conquistando il 18° titolo NBA. La squadra di Joe Mazzulla, allenatore di origini italiane, ha battuto i Dallas Mavericks entrando così nell'Olimpo del basket americano. È tutto per ora, il prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.